Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campioni del mondo 2007. In questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 115 dove all'interno abbiamo ricevuto il telaio posteriore sinistro. Praticamente questo è l'ultimo telaio che andiamo a montare su questa pannellatura e non solo, andremo finalmente a fissare tutta la pannellatura rossa Ferrari sul nostro semirimorchio, quindi mi raccomando ragazzi, seguite il tutorial fino alla fine. Detto questo, iniziamo con un nuovo unboxing, vai Ferrari Transporter. E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter nel nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le fasi di assemblaggio di questo fantastico modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist del Ferrari Transporter dove potete trovare tutti i tutorial precedenti. Andate a vedere l'ultimo video che abbiamo pubblicato sul canale del modellino di Jig Robot d'acciaio alto 70 cm. Infatti abbiamo assemblato anche la parte bassa della schiena. Ragazzi, i pezzi più importanti del modellino stanno arrivando adesso. Ci dedicheremo quindi a tutto l'assemblaggio della parte interna del torace con tutti i meccanismi, quindi tutti questi saranno i prossimi tutorial dei prossimi video, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, non perdetevi i prossimi appuntamenti. Ok, detto questo, iniziamo col nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo, vai! Facciamo quindi una panoramica della pannellatura di rivestimento esterna del lato sinistro. In questo tutorial l'andiamo a completare, infatti andremo a montare l'ultima parte del telaio qui alla nostra sinistra e dopodiché lo andremo a fissare sul semirimorchio. Guardate che bestia ragazzi, è veramente gigantesco, non vedo l'ora finalmente di fissarlo. E poi la cosa importante è che nel prossimo tutorial si inizierà con la pannellatura di destra. E questa è una panoramica del semirimorchio completo del pannello esterno di rivestimento. Ok ragazzi, a questo punto procediamo con l'unboxing perché non vedo l'ora di fissarlo definitivamente sul semirimorchio. Procediamo! Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 115 del Ferrari Transporter, opera distribuita in edicola dalla Centauria per collezionisti e per modellisti. Allora, andiamo a vedere le fasi di assemblaggio. Eccolo qui il telaio posteriore sinistro che procederemo a fissare in corrispondenza della pannellatura. Eccolo qui con le varie viti. Dopodiché procederemo finalmente a fissarlo sul nostro semirimorchio. Quindi andremo a fissare prima le alette sulla parte inferiore del telaio. Eccolo qui, quindi procederemo col fissaggio lungo tutta la direzione, tutta la lunghezza del rivestimento. Fisseremo le parti anteriori del telaio con i vari vani e poi andremo a fissare le parti superiori del semirimorchio. Ed eccolo qui, completo del rivestimento sinistro. E come vi dicevo prima, già dal prossimo fascicolo inizieremo a lavorare sulla pannellatura di destra. Eccolo qui, il pannello laterale anteriore destro e poi anche l'indicatore. Ok amici, dopo questa descrizione iniziamo con l'assemblaggio, vai! E come prima cosa andiamo a fissare l'estremo inferiore del telaio centrale con una vite RP. Lo faremo in corrispondenza di questo foro. Ovviamente questa è un'operazione che è stata rimandata a questo fascicolo, quindi dobbiamo farla adesso. Ed ecco fatto.
Procediamo quindi con il fissaggio del telaio posteriore sinistro. Eccolo qui, particolare anch'esso realizzato interamente in presso fuso di alluminio e anche ben realizzato. Allora va orientato in questo modo e andiamo a far coincidere queste tre flange con la sede del telaio adiacente, esattamente in questo modo. Facciamo quindi combaciare anche tutti i vari perni del rivestimento con il telaio. Allora, telaio che andremo a fissare adesso con ben 14 viti GP. Allora, le sedi sono queste. Guardate quanto è qui, abbiamo già 5 fori, eccoli qui. Continuiamo con altri 6 fori lungo questa parte del telaio e poi gli ultimi 3 li troviamo qui in basso. Procediamo. Iniziamo dall'alto, andiamo a serrare le prime 2, a seguire altre 3 nella parte inferiore. Altre 3 sul telaio successivo. Ancora altre 3. Ed infine le ultime nella parte inferiore del telaio. Ed ecco come si presenta il rivestimento della parete sinistra, completa anche dell'ultimo telaio, diciamo, di sostegno. Guardate, ragazzi, veramente una parete interessantissima sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico, veramente realizzata bene. A questo punto è pronta, procediamo con il fissaggio sul semirimorchio. Vai! Per poter eseguire le operazioni di fissaggio della pannellatura sinistra dobbiamo poggiare il semirimorchio su un fianco, esattamente in questo modo. Cioè, ragazzi, io la prima volta che, diciamo, lo ribalto, cioè, ma guardate quant'è possente questa struttura, questo modellino, ma è qualcosa di veramente esagerato. Wow! Guardate che roba, è impressionante! Ok, adesso procediamo a posizionare la pannellatura. Come prima cosa andiamo a posizionare la nostra pannellatura. Allora, quello che dobbiamo fare sarà quello di far coincidere queste asole con i fori, con le relative sedi che troviamo sulla parte inferiore del telaio. Quindi lo andiamo a orientare esattamente in questo modo. Ecco fatto. Guardate che bello. Ok, adesso procederemo con il fissaggio delle viti. Allora, su questi primi 4 fori andremo a inserire 4 viti DM, altre 2 le andremo a inserire su questi 2 punti del telaio ed infine sulla parte destra andremo a utilizzare 2 viti CP. Ok, adesso procediamo con il serraggio della parte centrale. Ed ecco fatto. Andiamo ora a fissare le ultime 2 viti CP sulla destra del modellino. E così abbiamo terminato il fissaggio del rivestimento sulla parte inferiore del modellino, quindi nella parte inferiore del telaio. Eccole qui. Adesso ci sposteremo a fissare tutta la parte nuda del telaio, tutta questa zona qui. Per farlo utilizzeremo 10 viti WM in corrispondenza dei vari fori svasati. Procediamo. Procediamo con le prime 5 viti su questo lato.
Ed infine andiamo a serrare le altre 5 sull'altro lato di destra. E così come si presenta la parte nuda del telaio dopo averlo fissato. Eccolo qui, ragazzi. Ok, adesso rimettiamo in piedi il modellino e andiamo a fissare la parte superiore del rivestimento. Sulla parte superiore del semirimorchio andremo a fissare il rivestimento mediante queste staffe, per l'esattezza sono 9, che andremo a fissare con 9 viti GP. Bene amici, ed eccolo qui il nostro semirimorchio completo del rivestimento della parete sinistra. Guardate che capolavoro, veramente spettacolare. E mi raccomando ragazzi, allineate bene le flange. Io per un discorso di comodità non vi ho fatto vedere l'avvitatura, però diciamo che l'unica cosa che dovete verificare è il corretto allineamento delle flange, in modo tale da far coincidere tutte le viti con i relativi fori. Il risultato, eccolo qui. Praticamente una pannellatura completamente a specchio, rosso Ferrari, cioè veramente, ma bello, bello, bello ragazzi, di cosa stiamo parlando? Un modellino che dà veramente grandissime soddisfazioni, spettacolare. Allora amici, cosa dirvi? Il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter del nostro video e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le fasi conclusive dell'assemblaggio di questo bellissimo modellino. Guardate qui, manca ancora tantissimo da montare in corrispondenza dei portelloni. Guardate che spettacolo, c'è tanto tanto ancora da fare. Ok ragazzi, vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!